non è sulla continuità, ma è sulla derivabilità delle funzioni, e ci chiede di fare una serie di calcoli e poi rispondere ad una di queste affermazioni, ok? Sui punti di non derivabilità, quindi. Quindi, per prima cosa, procediamo a guardare un attimo la funzione come è messa. Vedete che intende, la funzione ci dice che, scrivendolo un attimo, ci dice che f di x è uguale a radice di 4 meno x quadro è 0. 4 meno x quadro se il valore assoluto di x è minore o uguale a 2, e altrimenti a valore 0. Ok. Allora, valore assoluto è minore o uguale a 2, si intende che nel nostro asse reale, si intende dire che noi ci dobbiamo trovare, cioè quella funzione qua è valida se noi ci troviamo fra meno 2 fondamentalmente e 2, compresi ovviamente gli estremi. Quindi se troviamo in questo intervallo compreso gli estremi vale la funzione, altrimenti questa funzione vale 0. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare a questo punto è derivare la funzione, poi dovremo fare i limiti delle derivate, nei punti che sono, diciamo così, candidati ad essere dei punti di non derivabilità, cioè il meno 2 alla fine del 2. Quindi la prima cosa da fare è calcoliamo la derivata di questa funzione. Allora, la nostra derivata della funzione, diciamo, che sta sopra è, allora, 1 fratto, deriviamo la radice fondamentalmente, la radice di 4 meno x quadro, e poi adesso deriviamo quello che sta dentro, quindi derivata di 4 è 0 e resta meno 2x, la derivata. Ok? La derivata di 0 ovviamente è 0. Ok, quindi abbiamo detto che sostanzialmente questa qua vale fra, diciamo così, in modo pratico, sottolineando il valore assoluto fra meno 2 e 2 compresi, e altrimenti per x minore di meno 2 unito x maggiore di 2 vale 0. Allora, mettiamoci qua, adesso calcoliamo, cominciamo a calcolare i limiti della funzione, i limiti della funzione. Risca tende dove a meno 2 meno cominciamo da sinistra, poi ci trasferiamo a destra, poi ancora da destra e poi da sinistra, in tutti e due i punti vedremo quali sono i risultati e poi da lì si giudicherà, diciamo, ok? Allora cominciamo a fare questo limite. Allora, ecco, scusate, fra meno infinito e meno 2 la funzione vale 0, la derivata è 0 perché la derivata è una costante, è comunque 0, e quindi avremo il limite di 0 che varrà 0. Come del resto anche il limite per x che tende a, quindi meno 2 è meno, e da 2 più il limite sarà di 0, sarà ancora 0, quindi i due limiti, diciamo, esterni saranno tutti e due 0. Vediamo ora i limiti, diciamo così, interni. Allora, limiti interni, abbiamo il limite per x che tende a meno 2 più, cioè dalla parte destra, e ci troveremo meno 2x sopra fratto, come abbiamo visto, 2 radice di 4 meno x quadro, quindi 2 radice di 4 meno x quadro, andiamo a fare un'eliminazione di questo tipo, avremo il limite per x che tende a meno 2 più di meno x fratto radice di 4 meno x. Bene. Allora, cosa risulta? Beh, risulta meno. Allora, sopra risulterà meno 2 più, che comunque è negativo. Allora, sotto avremo 4 meno. Allora, se voi elevate questo numero meno 2 più, si intende dire meno 1,9, cioè quindi è più piccolo in valore assoluto di 2. Quindi elevato al quadrato diventerà un valore più piccolo di 4, sarà un 4 meno, ok? Di 4 meno 4 meno viene 0 più, quindi avrete, il risultato sarà meno, sopra avrete meno 2 più, non sotto radice, quindi 0 più, perché 4 meno 4 meno è 0 più, siete? Perfetto.
Quindi questo limite alla fine diverrà il più, meno meno diventa più, più 2 più, fratto 0 più, praticamente, e quindi verrà un bel più infinito. Adesso andiamo a vedere cosa accade per il limite per x che tende invece, abbiamo detto, da 2 più, ok? E da 2 più avremo, allora sarà meno, sempre, controlliamo, è fatto corretto, sì, bene, quindi sempre meno, ci teniamo il nostro x fratto radice di 4 meno x quadro, che è uguale a meno 2 più fratto, allora, sotto avremo radice di, allora, attenzione, allora vedete che risulta 4 meno qualcosa di più di 4, ma non può essere, perché sotto radice non può venire un numero negativo, cioè uno 0 meno. Quindi mi ha sbagliato qualcosa in esercizio, andiamo a vedere. Sì, andiamo e correggiamo, non c'è problema. Sì, mi ha sbagliato perché mi ha fatto il 2 più, ma il 2 più in realtà dovevo considerare la funzione 0, quindi vedete che l'avevo già fatto qua. Pazienza, lo correggiamo. Negli esercizi succede, quelli che vengono svolti in diretta, adesso può succedere anche. Quindi niente, in realtà avremmo dovuto provare 0 meno. Ok, non c'è problema, lo correggiamo e basta. Ecco, c'è il 2 meno. Allora, ok, ci mettiamo 2 meno. Quindi stiamo andando adesso a verificare questo limite qua. Ok, dove va la funzione? Vedete che fuori non vale questa funzione, vale 0 fuori. Ok, fuori da questo intervallo, cioè fra 2 meno e 2 più. Ok, quindi abbiamo meno, ancora il nostro x, riscriviamo, fratto radice di 4 meno x quadro, allora, meno 2 meno sopra, sotto abbiamo radice ancora di 4 meno, meno 4 meno, quindi verrà meno 2 meno, fratto radice di 0 più, che stavolta verrà meno infinito, quindi cambia segno rispetto al limite precedente. Ok, perfetto. Quindi la situazione qual è? Beh, allora vediamo. Allora, la situazione, abbiamo detto che ridisegnando la nostra retta reale, avremo il meno 2 e il 2. Allora, fuori dall'intervallo abbiamo detto che vale 0. Cioè il limite vale 0, vale 0. Invece all'interno abbiamo detto che i due limiti quali sono? Beh, quali sono per x che tende a 2 meno meno infinito, quindi così alla fine, e per meno 2 meno invece vale più infinito, abbiamo detto, vero? Ecco. Okay, perfetto. Adesso andiamo a vedere cosa propone di soluzione l'esercizio. Allora, tecnicamente questi due sono due punti angolosi, cospicuosi, perché in realtà sarebbero, se la risposta è questa, in quanto qua c'è un po' di variabilità nell'intendere questi punti, perché sostanzialmente la funzione fa questa cosa. Se voi doveste plottare la funzione, allora vi accorgereste che avete una situazione, diciamo, di questo tipo. Allora, se x è asse y, allora vi trovereste, diciamo così, in una situazione di questo tipo, ok? Prima e dopo vale 0, vedete? E poi la funzione a un certo punto qua fa una cosa del genere. Tecnicamente non si possono dire cuspidi neanche flessi, perché non si sa quello che succede dall'altra parte tecnicamente. Cioè, nel senso, si sa, vale 0, quindi perché angolosi? Perché le due derivate in realtà sono diverse, cioè in più avete un punto alla fine di spigolo, no? Perché la funzione va giù così e poi cambia direzione. Vedete che
funzione qua esiste in questo punto preciso, però fa uno spigolo, punto spigoloso o angoloso si chiama, no? Quindi è un po' una definizione impropria, perché va un po' fuori dalla definizione ordinaria di avere due limiti destro e sinistro infiniti diversi fra loro, però è comunque rientra, diciamo così, in questa categoria qua, cioè quelli che i punti che hanno uno dei due limiti finiti e l'altro infinito si classificano come punti spigolosi o angolosi. Ok? Non si può, vedete che non puoi dire cuspide neanche flesso perché non puoi, perché in realtà non, quello che succede dall'altra parte non è corretto, cioè, non è cioè la cuspide ce l'avete se avete tutte e due le situazioni identiche, no? Da destra a sinistra, ma qua vedete che a un certo punto si va via proprio a zero, si va via con una retta, quindi non si può sicuramente, va escluso cuspide flesso e resta punto angoloso. Ok? È una definizione un po' impropria, però vedendo l'esercizio alcuni li classifico come punti non di derivabilità generici, però sicuramente sono fra le tre definizioni questi qua sono più classificabili come punti angolosi. Perché il punto angoloso è anche il punto in cui cambia, le due derivate sono comunque diverse fra loro e cioè, vedete che tecnicamente c'è uno spigolo in quel punto. Quindi punto angoloso, punto spigoloso.